Abbiamo diversi spunti interessanti oggi su cui fare attenzione. Mi piace pensare che il testo di Michea, la prima lettura che abbiamo ascoltato, che forse l'avete un po' nell'orecchio perché i lamenti che si fanno il Venerdì Santo, popolo mio, che male ti ho fatto, quei testi lì sono presi qui da Michea. Dice, è forse poco tutto ciò che ti ho dato? Ti sembra poco? E poi c'è questa specificazione, questa nota finale. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, sembra quasi dire ciò che è buono e basta, ciò che è buono in assoluto, e poi ciò che richiede il Signore da te. Dice, qua ti voglio, cosa chiedi da me? Praticare la giustizia, amare la bontà, potrebbe sembrare sufficiente. No, camminare umilmente con il tuo Dio. Beh, se non avesse messo quest'umilmente gli avremmo detto, sì, certo, ma quest'umilmente cambia un po' la cosa, la cambia. Dove... Qual è il problema dell'umiltà? È che noi abbiamo delle pretese continue. Siamo un po' come quei figli che con gli altri stanno un po' bassi, ma con i genitori fanno tutte le loro pretese. E sanno che possono tirare la corda perché l'hanno già fatto migliaia di volte. Se pensate, l'educazione è proprio questo, è questo continuo tirare la corda in cui i figli cercano di capire quanto ne possono tirare e tu dipende quanta ne dai. Allora, in questa prospettiva, guardare il testo del Vangelo di oggi dove c'è una pretesa da figli. Da te vogliamo vedere un segno. Come se ne avesse fatti pochi. E mi sembra di poter dire che quando cerchiamo dei segni, per quanto generosamente tu ne dia, non saranno mai abbastanza, mai. Fa pensare a quel testo del libro del Siracide che dice che siamo un po' come la sanguisuga, che diciamo sempre dammi, dammi. Cioè non ce n'è mai abbastanza. E allora, quale sarà il segno? E fa due specificazioni al segno di Giona il profeta, 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, il figlio dell'uomo nel ventre della terra, che se ce l'avessero detto a noi in quel momento lì, l'avremmo guardato come per dire... Da quale pianeta stai scendendo? Che cosa dici? E allora questo segno lo capiremo alla luce di tutto quello che accadrà, ma poi specifica, guardate che anche nell'antichità, quindi in secoli precedenti, ci sono stati dei segni evidenti che a partire da quello che hai e che puoi elaborare, tu capisci. Cioè, c'è una vita gioiosa, guardate la regina di Saba, aveva tutto, ma sente parlare della sapienza di Salomone e ci va. Non è che dice, beh andatemelo a prendere, no, va lei e porta un sacco di ricchezze e le dona e dice, ma beati i tuoi servi, perché possono partecipare a questa sapienza che ti è stata data. Allora, bisogna iniziare a scavare sostanzialmente, in quello che già abbiamo scava. Scava perché hai già tanto e puoi comprenderlo se anziché fare il capriccioso, il pretenzioso in un modo violento, perché le pretese, già la sola parola dovrebbe dire, io pretendo qualche cosa, vuol dire che già sto usando una violenza a te, se pretendo. Beh, qui mi sembra che la gioia di chi ha accolto l'invito e il dono e iniziato a elaborarlo a sue spese
L'ha elaborato, vuol dire che non si è messo lì a pretendere, no, voglio che me lo dici in un altro modo, no, lo voglio fritto, non lo voglio così, non lo voglio colà. No, c'è una propria disponibilità a comprendere, a elaborare, e poi lì capisci che tu puoi fare sempre molto di più. Cioè, in realtà, in ogni tipo di cammino, non ti basta essere arrivato a un certo punto, hai sempre bisogno di lanciare lo sguardo ulteriormente. E ve lo dico in un altro modo, che mi ha colpito una suora di clausura che all'oculista che le aveva detto che avevano bisogno ogni tanto di uscire dalle quattro mura e di lanciare un pochettino lo sguardo verso l'infinito, perché altrimenti diventavano tutte cieche, cioè a guardare, avere sempre la limitazione dello sguardo è un problema, è vero, è realissimo. E lei disse: ma noi lo lanciamo tutti i giorni lo sguardo verso l'infinito, solo che non tutti lo vogliono vedere. Allora ha abbassato un attimino le spalle questo dottore e via. Cioè, abbiamo bisogno di capire anche cos'è per te infinito. Cos'è per te infinito? Allora sei disposto a fare anche dei sacrifici nel momento in cui però hai scoperto che ti è stato dato tantissimo, molto di più, e su quello hai deciso di scavare, di spenderti e di trovare pienezza. Chiediamo allora anche noi di poter fare la nostra parte.